Prego. Prima di tutto un ringraziamento dal Friuli Venezia Giulia, un ringraziamento a Sua Eminenza Cardinale Giuseppe Bertello per ospitare in questa piazza un simbolo della nostra terra. È una terra che è stata colpita e ferita nel mese di ottobre, ma una terra che come sempre ha la forza di rialzarsi. Il presepe di Jesolo e l'albero del Friuli Venezia Giulia e l'abete del Friuli Venezia Giulia rappresentano tutto quel territorio che è stato colpito, dal mare alle nostre montagne. Devo dire però che il nostro albero rappresenta anche le nostre radici. Le radici culturali, le nostre tradizioni, anche la nostra fede. Che credo dobbiamo essere in grado di recuperare queste radici culturali, non soltanto nell'occasione quando siamo nella capitale del cristianesimo, in Piazza San Pietro, ma quotidianamente nei nostri territori. Non a caso Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto aprire le sue porte per la prima volta quest'anno della presidenza della Regione per far venire i visitatori e far vedere un'opera che ospitiamo bellissima di Luini, la Madonna con Gesù, il bambino Gesù in braccio. Ed è particolarmente significativo quel quadro perché Gesù, bambino Gesù, ha gli occhi chiusi e ha un panno sotto di lui, che rappresentano già la predisposizione al sacrificio per gli uomini, la morte e il sudario. Ed è lo stesso, devo dire, sacrificio, un sacrificio d'amore, perché purtroppo in questi tempi abbiamo visto il sacrificio come qualcosa da evitare e non come un atto d'amore, però quel sacrificio che ho visto nelle migliaia di volontari che durante il maltempo e la situazione estremamente difficile si sono messi a disposizione degli altri. Dei volontari che prima di chiedere aiuto si sono messi a disposizione per aiutare. E di questo non per mio merito, però sono particolarmente orgoglioso di poter rappresentare una terra come il Friuli Venezia Giulia. Grazie e buon Natale a tutti.